ha presentato una mozione in consiglio regionale per la rimozione della delibera che cancella il pronto soccorso. Vincenzo Ciampi sul ricorso al TAR dice bene i sindaci, ma a mancare è la volontà politica. Appena 9 mesi fa questi politici hanno detto espressamente che si sarebbero battuti per il mantenimento del pronto soccorso e per il rilancio del NEF. Rimangiarsi la parola in maniera così eclatante, a distanza di 9 mesi, a qualcosa di assurdo, a qualcosa di incomprensibile. Io, se fossi un cittadino della Valle dell'Irno, mi sentirei veramente, veramente preso in giro. Dal canto loro i comitati rassegnano il clima che si vive a Solofra in questi giorni. Sempre il ragionamento sui 15 chilometri, naturalmente, sulla distanza di 15 chilometri. Ma in Campania abbiamo, e soprattutto nella provincia di Salerno, altri aziende ospedaliere che hanno presidi ospedalieri di base con pronto soccorso a poca distanza. Perché per Solofra, che è un polo industriale fondamentale, questo non si può fare? Questa è la domanda che ci poniamo. Noi faremo una richiesta pure al primo cittadino di scendere in campo con sia le associazioni come Michele Vignola, cittadino di Solofra, di poter andare pure al Palazzo Santa Lucia. Valuteremo anche questo, perché lo inviteremo a vedere se scendono in campo insieme al popolo a difendere il nostro territorio, perché lui c'ha la fascia tricolore, rappresenta Solofra. Come sindaco deve stare con noi in questa protesta, perché noi ora ci organizzeremo fra un paio di giorni e vedremo come organizzarci per fare una protesta massiccia e degna di nota. Non partecipa al consiglio, ma assiste all'esterno l'ex ginecologo dell'ospedale Landolfo. Il dottore D'Urso ricorda quando agli inizi il nosocomio era poco più che un'infermeria e poi è cresciuto nel tempo. Oltre 500 parti all'anno che non ci sono più, spariti insieme alle battaglie fatte da tante donne. Per D'Urso il dado è ormai tratto. Qual è il suo augurio per l'ospedale di Solofra? Che va bene, quello ci sta, funzioni bene. No, però siccome siamo per una città industriale, siccome sta sull'autostrada, no? Il pronto soccorso deve essere ripristinato come prima, che è una cosa che ci vuole proprio, per le concerie, per gli incidenti stradali, e perché se tu vai ad Avellino, anche se non ci arrivi vivo, capisci? Questo la politica l'ha valutato, ovviamente. Ha valutato, ma ha deciso politicamente.